presso il comunale di Madonna Alta, a Pian di Marziano, per la seconda categoria Umbra, Girone B, va in scena il match tra Madonna Alta Ferro di Cavallo e Virtus Foligno. Incontro avaro di gol, ma con due squadre che non possiamo dire non ci abbiano provato. All'ottavo minuto vediamo il Madonna Alta tentare l'azione. Palla che finisce a Ferretti sulla destra e va in profondità. Giacchetti effettua un triangolo, la palla gli torna, va in conclusione, ma la parata è molto semplice. Al quarto d'ora vediamo la Virtus. Palla battuta a centrocampo e poi lancio lungo. Micheli arriva veloce sulla fascia destra e poi la mette dentro bassa. Diakite ci arriva in un secondo momento, va alla conclusione, ma è scelta. 22esimo, rivediamo il Madonna Alta. Mohamed batte la rimessa, la palla gli torna e lui stesso col destro va col lancio lungo. Prova a girarla Giacchetti, ma anche stavolta il tiro è debole. La Virtus risponde con un'altra rimessa laterale. Micheli batte e poi è Filippucci a metterla dentro per Stefanetti, che va di testa, ma la conclusione è debole e Lanza di testa poi appoggia per Ercoli. Arriviamo al 36esimo. Proprio Lanza va col lancio lungo. La difesa della Virtus respinge e la palla allora torna di nuovo a Lanza, una volta spizzata da Giovi. Lanza va di nuovo in profondità. Giacchetti la mette giù, si gira, va col destro, palla fuori. Il secondo tempo parte esattamente con la stessa inerzia del primo. E la prima occasione è proprio per gli ospiti. Recupero palla a centrocampo. Riommi poi va filtrante sulla sinistra per D'Agostino, che appoggia di nuovo per Riommi, che va col destro a giro. Conclusione sballata. Al quarto d'ora su punizione ci prova Mommy, la palla arriva verso Giacchetti ma è troppo forte per essere controllata. Al 19esimo altra punizione per il Madonna Alta, stavolta messa dentro, ma Giacchi ci arriva di testa ma il tiro è troppo debole. Al 22esimo attacca la Virtus, Filippucci controlla e poi la mette dentro. La palla rimane in mezzo all'area e poi viene appoggiata. Ci arriva bene Cacciamani che prova a spiazzare Ercoli, lo spiazza ma la conclusione è fuori. Nel finale di partita è la Virtus che probabilmente ha più energie. Recupero palla di forza e palla in avanti verso Diakité, che sulla destra sprinta ancora. La mette in mezzo per Malokai, che però non riesce a impattare il pallone in ottima posizione. E quindi arriviamo nei minuti di recupero, con Madonna Alta che prova un ultimo affondo. È Cappucci che poi la recupera a centrocampo e prova a smistarla. Ma dopo il suo passaggio, il direttore di gara va col triplice fischio finale. Buonasera a voi. Commento una partita tosta, giocata viso a viso, noi gli avversari. Il primo tempo alta intensità, devo fare complimenti alla squadra avversaria, che hanno prodotto molto, ma noi siamo stati bravi a disinnescare. Anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni, purtroppo per delle imprecisioni non siamo giunti al gol. Il secondo tempo, di nuovo, una partita molto equilibrata e abbiamo rischiato di fare gol, non siamo stati precisissimi. E loro hanno colpito un palo. Tutto sommato, secondo me, il pareggio è giusto. Loro faranno un bel percorso sicuramente. E devo fare un ultimo appunto. Abbiamo giocato in maniera onesta leale tutte e due le squadre e ci siamo fatti valere contro, ripeto, una squadra forte, ma noi non siamo stati da meno, assolutamente. Ah, vabbè, la partita andava abbastanza bene. Abbiamo fatto il primo tempo un po' basso di toni, però dopo il secondo tempo abbiamo giocato bene. Abbiamo avuto una bella reazione. E abbiamo preso un palo alla traversa, comunque anche complimenti alla squadra avversaria, un'ottima squadra, non era facile nemmeno giocare su un campo così.